che nella postazione giusta. Prego. Grazie Presidente. Intanto voglio far notare che il Governo ha posto il voto di fiducia. Non è molto opportuno. Noi stiamo adesso convertendo un decreto-legge con il quale il Governo aveva fatto delle palesi forzature facendo una serie di DPCM di contenimento delle libertà fondamentali. Sarebbe il momento nel quale il Parlamento, diciamo, riviene messo nel centro della dinamica istituzionale e il Governo si presenta facendo un atto di forza nei confronti del Parlamento ponendo la fiducia. Diciamo che quantomeno inopportuno, non si sa se il Governo si comporta così per, diciamo così, inadeguatezza o proprio perché ha la volontà di umiliare sistematicamente il Parlamento. Perché tutto quello che è successo in questo periodo non è normale, è inutile che continuiamo a raccontarci che va bene tutto. Non va bene tutto, non lo dico io, la faccenda che la nostra Costituzione è stata più volte calpestata, lo dicono importanti giuristi e costituzionalisti. Intanto la Presidente della Corte Costituzionale Cartabia ha ricordato che la Costituzione italiana non esiste la possibilità di dare poteri speciali al governo durante fasi di emergenza. È una possibilità che altre Costituzioni prevedono, come quella ungherese, quella italiana non lo prevede. E allora non possiamo consentire che il governo vada avanti a colpi di decreti e di DPCM. Adesso, con tutto il rispetto per l'avvocato del popolo Conte e l'esimio giurista Alfonso Bonafede, il professor Cassese e il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre hanno avanzato delle critiche e a occhio, non da costituzionalista, tendo a fidarmi di più delle parole di Cassese e di Baldassarre che non di quelle di Conte e Bonafede. E quindi sarebbe il caso di stare un po' più attenti a quello che è accaduto. Come siamo arrivati a questa situazione? Velocemente, il 31 gennaio il governo emana lo stato di emergenza, ci dice che è tutto sotto controllo e Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, molte persone chiedono al governo: ma siamo proprio sicuri? Perché mentre voi dite che è tutto a posto ed è tutto sotto controllo, ci arrivano delle immagini dalla Cina dove ci sono intere città circondate dall'esercito, gente bardata, le strade sanificate con i camion. E visto che la Cina non è particolarmente famosa né per la sua igiene né per la tutela della vita umana e ci arrivano quelle scene, è possibile che va tutto bene? Ci hanno detto che seminavamo paura. Era l'epoca degli aperitivi a Milano, abbraccia un cinese, non diffondiamo la paura, l'unico virus è il razzismo. Bene, arriviamo a fine febbraio, scoppiano i primi focolai e il governo ci racconta che non è vero che era pronto. Tant'è vero che non è vero che era pronto, che ha dovuto fare una serie di decreti emergenziali. Si parte con quello del 23 febbraio. Bene. Il governo ci aveva detto che era pronto, non era pronto, nessuno ha polemizzato. Scoppia un'emergenza, è normale che il governo si precipita, comincia a fare degli atti emergenziali e gli è stato consentito di farlo. Ma da quel momento in poi tutto quello che viene dopo diventa totalmente indifendibile. Se in una situazione di totale emergenza ci sta pure che il governo interviene con delle forzature e dei DPCM, non è consentito a 3 mesi di distanza dalla dichiarazione di emergenza, perché segnalo che neanche durante i periodi di guerra viene congelato lo Stato di diritto. Durante i periodi di guerra si applica una legge particolare e le autorità si attengono alla legge. Non è che durante la guerra le autorità non rispettano la legge. Il governo dal 23 febbraio a oggi ha fatto 236 atti tra decreti, DPCM e ordinanze, nel quale nessuno capisce nulla. E questi 236 atti sono stati lo strumento per il governo per agire in totale discrezionalità, togliendo ogni diritto ai cittadini.
una discrezionalità usata per multare i commercianti che protestavano, ma per consentire le parate del 25 aprile, per fare in violazione di ogni legge e del codice degli appalti l'assegnazione dell'app Immuni. Se il governo decide che il codice degli appalti non è sospeso, perché non lo rispetta? La task force contro le fake news abbiamo avuto. Quelle stesse autorità che ci avevano detto che la mascherina era inutile, vero Ministro? Che ci avevano detto che gli asintomatici non trasmettevano il virus, che ci avevano raccontato una serie di menzogne, quello stesso governo che ha mandato delle circolari ai medici degli ospedali dicendo loro di non fare le autopsie, quello stesso governo ci siamo ritrovati che, grazie al cielo, dei medici coraggiosi a Milano e a Bergamo non hanno seguito le indicazioni del governo, hanno fatto le autopsie e grazie a quei medici coraggiosi abbiamo scoperto che la causa di morte principale erano le trombosi, si è potuto intervenire da un punto di vista clinico e abbiamo abbassato la mortalità, così come tutto il discorso adesso del plasma iperimmune. Vogliamo sapere se tutto questo la task force anti-fake news vuole censurare. Io penso che i virologi devono fare i virologi dentro i laboratori e cercare di sconfiggere il virus e lasciare fare ai medici il compito dei medici e combattere la malattia. Mi scusi, senatore. Sì. Colleghi, ho invitato di lasciare libero il banco del governo perché ci sono dichiarazioni di voto, giustamente, siccome sta avvenendo in modo assolutamente bipartisan invece il non lasciare liberi i banchi del governo, mi costringete a intervenire. Prego, senatore. Grazie. È sintomatico però di tutta la situazione, cioè voglio dire, noi, come dicevo, siamo qua a un voto di fiducia su un decreto che doveva essere centrale, l'attenzione è zero, nel frattempo Conte sta facendo altre promesse alla Camera ed è tutto veramente molto fastidioso. Non capisco come mai ai colleghi tutto questo stia bene. Ora, che cosa è stato tutto questo? La voglia di totalitarismo di Conte? Siamo davanti a una nuova forma, il golpe in guanti bianchi e pochette? No. È tutto molto più terra terra. Conte e il governo hanno avuto un enorme vantaggio dallo scoppio di una epidemia. C'è qualche osservatore un pochettino così distratto che ci dice che il governo ha agito bene, Conte ha agito bene, tant'è vero che il gradimento del governo sale. Ecco, voglio consigliare a questa gente di leggersi gli scritti del politologo americano John Mueller, la teoria del stringersi attorno alla bandiera durante la crisi, perché durante tutte le crisi si consolida il potere dei governanti. Dopo l'11 settembre Bush arrivò al 90% del consenso, attualmente la Merkel ha l'80% del consenso e questo ovviamente avvantaggia anche Conte. E Conte ha deciso che tutto questo vantaggio lo deve adoperare in pieno, lo deve adoperare in pieno lui sotto il consiglio del suo Rasputin, Rocco Casalino, perché anche ognuno ha il Rasputin che si merita. Che cosa? Noi... Grazie, grazie anche perché mi ero perso. Ora, il governo sta continuando ad adoperare in modo cinico questa posizione di vantaggio. Potremmo chiamarla una posizione di abuso di posizione dominante. Le conferenze stampa in prima serata, fatte sistematicamente a ridosso del telegiornale, nel quale il Presidente del Consiglio comunica ai cittadini quali diritti hanno e quali diritti non hanno, sì, dobbiamo recuperare un pochettino di tempo, la ringrazio, quali diritti hanno e quali diritti non già hanno, previsto, è chiaro che danno un enorme vantaggio di visibilità.
anche là agli osservatori spesso distratti consiglio di andarsi a vedere l'andamento del profilo Facebook del Presidente Conte. Per lungo tempo è rimasto stabile a circa 1 milione di follower. A partire dallo scoppio dell'emergenza, a oggi, in poco più di 60 giorni, ha aumentato i propri follower di 2 milioni, una cosa mai vista. È una cosa che il governo conosce e che continua a utilizzare con grande sapienza. Concludo, se ho un minuto, solamente per dire, non so se quest'Aula si è accorta in realtà che noi oggi stiamo solamente perdendo tempo, stiamo qua a chiacchierare del nulla, perché mentre noi siamo qua, qualora mai il Senato avesse un sussulto di dignità e non converte il decreto legge che è in discussione, vi comunico che il Governo ha già varato un nuovo decreto legge, il decreto legge numero 33 del 16 maggio, che reitera l'attuale decreto. Non solo lo reitera, ma lo cita espressamente. Andatevi a prendere il testo, e il decreto legge del 16 maggio richiama gli articoli del decreto legge in discussione 25 marzo, non nella versione convertita dalle Camere, ma nella versione scritta dal Governo. E quindi vi comunico che qualunque cosa voti oggi questo Senato è totalmente indifferente, perché in ogni caso, anche se noi bocciassimo il decreto, il Governo ha già varato un nuovo decreto nel quale dice che se ne frega del Parlamento. Adesso, cari colleghi, io non lo so se vi imbarazza o no farvi prendere a pesci in faccia dal Governo. Adesso devo davvero invitarlo a concludere, concludo, perché concludo. Ha già noi ampiamente recuperato. Noi non abbiamo questa abitudine. Fratelli d'Italia ha sempre combattuto l'arroganza del palazzo contro il popolo. Ci troverete sempre dalla parte della libertà contro ogni forma di sopruso. E anche per questo il 2 giugno saremo in piazza per dare voce a quegli italiani che vorreste in ginocchio. Grazie. Grazie.